un po' la luce. Ciao, mi chiamo Adriano Marco Marcello Fumagalli, sono di Milano, prenome perché i miei si litigavano, alla fine me l'hanno messo tutti e tre, e il nome purtroppo è come la religione, gli scegli quando sei grande, però il nome lo chiedi, la religione magari la cambi. Comunque, sono nato a Milano nel 63, abito a Milano, zona Viale Monza, e sono alto 1,81 che fa chic, sono alto 1,80, ho una 50-52 di pantaloni e giacca, il collo abbastanza grosso, sono sui peso 48, non lo so più o meno. Le scarpe sono 53, e che devo dire? Le sole di scarpe ho il 43. Le mie esperienze sono state tantissime fino al 2005-2006. Ho lavorato tantissimo nella televisione, nel cinema, in vari settori, ho fatto un sacco di film. Poi nel 2006, 2007 ero stato scelto da Michele Placido per fare una parte importante nel Fiore del Male, dovevo fare quello che nelle carceri uccideva i detenuti, gli mangiava il fegato. Purtroppo le regole precedenti di quando ero giovane per rissa e non potei girare né a Sabitore né a Rebibbia e avevo 18 giorni di lavoro. E lì sono rimasto un pochino così, avevo dei locali, avevo un locale intorno mio, ho lasciato un po' l'ambiente, poi ho avuto un problema di salute abbastanza grosso, sono stato 6 anni completamente proprio su un letto, un po' rovinato. Poi mi ha aiutato anche la mia compagna a venirne fuori e niente, adesso da un anno circa, dal mio compleanno dell'anno scorso, dal giugno dell'anno scorso ho iniziato a cercare di tornare a fare un po' di cinema, di televisione. Attualmente ho fatto tre corti, 4-5 belle parti in film, tra l'altro due sono stati, uno ha vinto il Milano Film Festival e poi faccio da circa un anno una trasmissione televisiva che si chiama Speakeasy Salotto, che va su Canale Italia, Tele Milano, Club Lombardia e abbiamo girato 48 puntate, dobbiamo girare ancora adesso, tra l'altro domenica, 4 puntate. Poi organizzo, presento eventi in discoteca, faccio un sacco di interviste in giro a personaggi anche molto molto famosi, partecipo e creo anche eventi, tipo ho fatto Vittime del Terrorismo, il Police Got Talent, che era la festa della polizia, e mille altre cose, sfilate, Miss, Mica Miss, Contro Miss, tutte queste cose qua. Niente, io così mi propongo, sto finendo il film con Giuseppe Di Giorgio, la Scelta Impossibile, dove faccio la parte di un mafioso e dove ci sono personaggi comunque anche di Gomorra, parecchi attori e attrici anche importanti, c'è Natalie Cadorazzo, e io una bellissima parte, sono in braccio del boss. Non so che genere, adesso non mi ricordo che genere volete, che genere di film fate, però io sono sempre disponibile a mettermi in gioco e poi valutate voi, insomma. Ho fatto anche dei lavori con Paolo Sponsilli, la nonnetta, che è la storia di una persona anziana che sta morendo, io faccio una parte anomala per me, faccio sempre il cattivo, il poliziotto cattivo, o il delinquente, lì faccio un padre che aspetta la moglie a capezzale della madre di lei, poi questa donna, poi si vede che cosa succede. Niente, così, io mi metto in gioco, non mi reputo né un attore, né sono uno che cerca di entrare nella parte e di interpretare la parte. Dovete valutare voi e quando volete possiamo fare un provino. Ok, vi ringrazio e mi date i miei numeri di telefono, li sapete. Grazie. Ah, dimenticavo, allora le mani sono un po' rovinate perché faccio anche un po' di lavori pesanti ogni tanto. E poi i profili, questo, così. Quando a scuola di modello. Poi scusatemi se sentite un rumore strano ogni tanto sotto, ma è il mio cane che si ciuccia la zampina perché sa un po' di eritema, c'è un bulldog che è nascosto là dietro. Ok, vi saluto e spero di sentirvi.